Parte oggi questa edizione 2015 di Divino Jazz ad Altomonte. Quali le novità di questa edizione 2015 che terminerà il prossimo 15 novembre? È una grande festa della musica, è la festa della musica, è una festa della cultura, è la capacità di, in questo momento di Altomonte di diventare ancora di più luogo di aggregazione culturale. E il Divino Jazz chiaramente parte dal jazz come elemento di congiunzione e di contaminazione. Intuizione avuta dall'amministrazione, quello di cercare di ampliare gli spazi e cercare soprattutto di creare una rete fortissima artistica, ma anche di esperienze. Infatti saranno 6 giorni dove si alterneranno tanti generi musicali, dal soul, al swing, chiaramente il jazz la fa da padrone, però sicuramente tanti anche gli eventi culturali, ci sono presentazioni di libri e soprattutto c'è un fatto, questo rappresenta una parte importante del Festival Mediterraneo che viene alla fine del festival, ma realmente sarà anche un punto di ripartenza per fare tante grandi attività. Ci sono dei momenti importanti, per esempio l'incontro per cercare di fare rete tra le imprese culturali, c'è tanta attività, chiaramente il cibo che è elemento importantissimo su cui sta lavorando molto l'amministrazione come progetto anche di marketing turistico e di valorizzazione, e poi finisce con i giorni più clou sono sicuramente il sabato e la domenica, nel quale il sabato abbiamo Karima, personaggio molto famoso in questo momento, importante della televisione. Tra i tanti eventi enogastronomici, culturali e musicali al Divino Jazz di Altomonte si svolgerà l'opera teatrale che parla della tela della Madonna delle Pere, importante dipinto del Moretto, presente proprio ad Altomonte. Una vera e propria pièce teatrale con musica e tanto contenuto culturale, anche dal punto di vista emotivo abbiamo voluto giocare molto, perché comunque la Madonna delle Pere è una tela importantissima, presente ad Altomonte, e su quello vogliamo giocare, perché quest'anno il discorso dell'alimentazione è ovviamente trainante. Altomonte si è posto in tutti i suoi eventi come collettore di incontro culturale, la contaminazione cibo, arte, cultura, musica, teatro. E con questa pièce vogliamo appunto omaggiare un pochino tutto e sintetizzare un pochino tutto, quindi la musica, il teatro, l'aspetto culturale, l'aspetto anche se vogliamo religioso, finalizzato appunto a quello che è quel contesto, un giorno in cui verrà presentato un libro di Monsignor Nunnari, e quindi omaggiare Altomonte e la cultura legata ad Altomonte.